Esiste un modo infallibile per iniziare a sognare. Per sognare. Iniziare e proseguire. Ed è quello di riaccendere la memoria del sognatore. Ovvero, mentre siamo svegli, ricordarsi che stiamo sognando. Questa memoria, mantenuta durante il giorno, durante le nostre attività normali, porta inevitabilmente poi a fare la stessa cosa mentre stiamo dormendo e sognando normalmente. Ci svegliamo nel sognare, così come ci svegliamo mentre siamo svegli? Beh, non proprio svegli, direi. Insomma, diventare lucidi di giorno durante lo stato che chiamiamo veglia. Poi facciamo inevitabilmente la stessa cosa mentre dormiamo, o anche mentre stiamo addormentandoci, finisce che manteniamo questo stato di lucidità e quindi transitiamo al sognare, oppure ci addormentiamo normalmente, ma poi, quando siamo nel sogno normale, questo meccanismo si rimette in atto. Questa procedura, questo atto energetico, sfrutta l'intento della reiterazione ancora, il quale però richiede un certo tempo perché si attui, perché si stabilizzi. Per chi ha praticato la reiterazione un po' sul serio, intendo. Questo credo che debba essere abbastanza evidente, che la reiterazione richiede un certo tempo perché comincia a funzionare per davvero. Cioè perché non sia una cosa finta ma reale, ovvero perché si metta in funzione, si attivi l'intento della reiterazione e ciò che stiamo reiterando abbia davvero il potere insito in questo aspetto dell'intento. Nel caso di diventare consapevoli per il sognare da svegli, ci sono due requisiti fondamentali. Uno è appunto questo, che abbia continuità e durata sufficiente, il che vuol dire che dobbiamo farlo per tutto il giorno. Cioè ci svegliamo dal nostro dormire normale e iniziamo a entrare nella consapevolezza del fatto che stiamo sognando qui, ora, che ciò che chiamiamo veglia in realtà è solo un altro modo di sognare, che stiamo sognando il mondo che conosciamo. Quindi in effetti a questo punto questo non è essere svegli ma è sognare. E d'altra parte, quando stiamo sognando, allora se diventiamo lucidi siamo in uno stato di veglia alternativo. Vabbè, queste sono considerazioni più intricate del necessario. Il punto è che se mettiamo in atto davvero, se agganciamo l'intento della reiterazione a questo atto di essere consapevoli di stare sognando mentre siamo svegli, poi la cosa assolutamente funziona, è infallibile. Richiede però appunto questi due requisiti, che sono la continuità e stabilità, cioè dobbiamo riuscire a sostenere questa cosa per una giornata intera, come minimo, se siamo già sufficientemente silenziosi e intensificati, se no dobbiamo farlo per più tempo, più giorni. Ma deve essere continuo, non possiamo perdere questa condizione, quindi qualunque cosa stiamo facendo, la consapevolezza di stare sognando ci deve accompagnare. L'altro requisito è che questa consapevolezza di stare sognando, la memoria del sognatore, deve essere reale. Cosa intendo? Non intellettuale. Non che mi convinco mentalmente o penso che sto sognando, cerco di convincermi. No, la sensazione di stare sognando permea totalmente il mio assetto, tutte le emanazioni che mi compongono e le emanazioni estese che mi circondano, quindi si bilanciano interno e esterno con questa sensazione che sto sognando il luogo, il mondo in cui mi trovo, sinché diventa reale, stabile, effettivo, finché diventa davvero che diciamo: ah, ora mi ricordo, sto sognando. Esattamente come accade quando ci accorgiamo di stare sognando nei sogni lucidi. E poi manteniamo questa cosa con continuità, coerenza, stabilità. Se la manteniamo abbastanza a lungo, inevitabilmente inizieremo a sognare anche quando
ci addormentiamo e dormiamo.